La ricerca italiana è in prima linea nella gestione del tumore del polmone. A confermarlo è un lavoro pubblicato di recente sulla rivista scientifica Frontiers in Oncology, uno studio multicentrico interamente made in Italy, che mostra come l'immunoterapia con l'inibitore dei checkpoint immunitari durvalumab, dopo la chemioradioterapia, nei pazienti che hanno un tumore del polmone non a piccole cellule in stadio 3 non operabile, sia efficace e sicura nella pratica clinica, tanto quanto nello studio registrativo, se non di più. Noi ne parliamo con il primo firmatario del lavoro, il dottor Alessio Bruni. Dottore, perché avete effettuato questo studio? Che cosa è stato fatto? Cosa siete andati a valutare esattamente? Allora, questo studio è il primo studio italiano multicentrico, real world, quindi nella pratica quotidiana, su pazienti affetti da tumore non a piccole cellule in stadio terzo, localmente avanzato, non operabile, sottoposti a trattamento chemioradiante, seguito da immunoterapia di consolidamento con durvalumab. È il primo studio che vede applicato i risultati dello studio PACIFIC in Italia. In questo studio sono stati analizzati 155 pazienti sottoposti a trattamento radicale, raccolti da 19 centri italiani, quindi su tutto il territorio italiano, analizzati in maniera retrospettiva dal nostro centro, che è il centro coordinatore policlinico di Modena. L'importanza e gli endpoint di questo studio erano quelli di valutare la riproducibilità dei dati ottenuti nello studio PACIFIC in termini di sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione di malattia, oltre che studiarne la safety, la tolleranza e diciamo anche la capacità del paziente a sostenere questo tipo di trattamento nella pratica quotidiana. Un elemento di novità del vostro studio riguarda proprio l'analisi delle ragioni per cui i pazienti non iniziano il trattamento con durvalumab. Che cosa avete scoperto da questo punto di vista? Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto importanti valutazioni su questo tema, che era una delle criticità emerse dallo studio PACIFIC. Quello che è emerso dalla nostra analisi è che il principale motivo per cui i pazienti non possono essere sottoposti a trattamento con durvalumab è rappresentato dalla tossicità da chemioradioterapia, dalla progressione di malattia oppure dalla presenza di un PD-L1 pari allo 0%. Di questi fattori, in realtà, probabilmente proprio la non espressione del PD-L1 e la progressione di malattia rappresentano i fattori critici, diciamo così, mentre ottimi risultati sono stati riscontrati per quello che era il primo warning, diciamo così, che era proprio la tossicità da chemioradioterapia, che invece è risultata essere assolutamente ben tollerata. E dunque, che risultati avete ottenuto per quanto riguarda la sopravvivenza dei pazienti sottoposti a questo trattamento con durvalumab dopo la chemioradioterapia? Innanzitutto devo dire che il trattamento è stato assolutamente soddisfacente e i risultati sono stati, se vogliamo, anche al di sopra delle nostre aspettative, perché ha un follow-up mediano relativamente lungo, 14 mesi complessivi. Noi abbiamo ottenuto una sopravvivenza a 12 mesi pari all'87,9% dei pazienti e a 18 mesi pari al 79,3%, che è, se andiamo a valutare questi dati confrontandoli con lo studio PACIFIC, anche lievemente superiore a quello studio. Allo stesso modo, la sopravvivenza libera da progressione di malattia, che è a 12 mesi pari al 65,5% e a 18 mesi pari al 53%, con una sopravvivenza libera da progressione mediana di 23 mesi. Anche in questo caso lievemente superiore a quanto ottenuto dal PACIFIC. Quindi,
Noi non vogliamo certo dire che lo studio sia risultato migliore del suo, come posso dire, riferimento principale, perché sappiamo che ci sono dei bias intrinseci legati a una raccolta retrospettiva, ma certamente ha confermato che questo tipo di trattamento è un trattamento assolutamente fattibile nella pratica clinica di tutti i giorni e quindi trasferibile da uno studio clinico a uno studio invece nella realtà, nella real world oncologica e radioterapica. Un altro elemento distintivo del vostro studio rispetto allo studio Pacific, quello appunto che ha portato alla registrazione di durvalumab per questi pazienti, riguarda il fatto che voi avete incluso nella vostra analisi anche pazienti che avevano fatto una chemioradioterapia sequenziale anziché concomitante. Perché questa differenza e che cosa avete visto? Cioè l'effetto di durvalumab è diverso a seconda del tipo di strategia chemioradioterapica utilizzata o non ci sono differenze? Sì, allora, intanto perché abbiamo voluto fare questa analisi? Perché una delle criticità emerse dallo studio Pacific era proprio quella di aver coinvolto un sottogruppo di pazienti selezionato probabilmente in maniera positiva, cioè coloro che erano più fit per un trattamento combinato, che soprattutto in Europa e ancor più in Italia è un trattamento che era eseguito su una parte minore di pazienti, circa il 30%, 40% massimo di pazienti. Nella realtà clinica quotidiana invece si andava spesso in Italia, anche se le cose stanno cambiando, verso un trattamento sequenziale. Abbiamo deciso di introdurre, che però, trattamento sequenziale che poteva prevedere l'utilizzo di durvalumab, secondo, diciamo così, la legislazione guidata da EMA e da AIFA. Pertanto abbiamo voluto analizzare anche questo secondo sottogruppo, andando a capire e valutare in maniera più approfondita se effettivamente il timing dei due trattamenti, chemioterapia e radioterapia, avesse un impatto sulla successiva somministrazione di durvalumab. Ebbene, sia in termini di sopravvivenza e anche in termini di sopravvivenza globale e in parte, seppur minore, di sopravvivenza libera da malattia, abbiamo visto che l'impatto del timing non è previsto, cioè tutti e due i gruppi di pazienti hanno lo stesso andamento. Vero è che in termini di sopravvivenza libera da malattia effettivamente sembra esserci una maggiore efficacia nel sottogruppo che è stato sottoposto al trattamento concomitante. Questo però non ha raggiunto la significatività statistica e soprattutto non si riflette nell'andamento della sopravvivenza globale. Quindi potremo concludere che i due trattamenti sono sostanzialmente equipollenti qualora il paziente venga sottoposto poi a trattamento con immunoterapia. E dunque, che utilità potranno avere questi dati che avete ottenuto nel vostro studio per la pratica clinica futura e come proseguirà lo studio? Sì, certamente lo studio avrà un suo percorso ancora di fronte, che sarà quello di rivalutare nel tempo l'andamento degli outcome analizzati, cercando di allungare il follow-up ovviamente mediano. Quale risvolto ha? Secondo noi, insieme a me e gli altri autori dello studio, avrà un importantissimo risvolto, che è quello di dimostrare come questo trattamento, che è entrato nella pratica clinica da un paio d'anni, sia assolutamente un trattamento riproducibile su vasta scala, riproducibile nelle realtà cliniche di tutti i giorni e di tutti i tipi di ospedale, quindi che vanno dall'ospedale terziario, come si dice, universitario, fino all'ospedale, all'oncologia o alla radioterapia, diciamo con un volume minore. Perché? Perché è un trattamento che ci è stato confermato ben tollerato dai pazienti. È un trattamento che, condotto sotto l'egida di un gruppo multidisciplinare, può essere assolutamente fatto nei termini e nei tempi corretti, e se così è fatto ci può dare assolutamente risultati soddisfacenti, tanto quanto quelli ottenuti assolutamente nello studio registrativo cui noi abbiamo fatto riferimento. Pertanto, essendo anche forse lo studio che ad oggi ha la casistica maggiore
a livello europeo, probabilmente è davvero una sorta di validazione in attesa di ovviamente avere i risultati di tanti altri studi prospettici, randomizzati, che si stanno svolgendo tuttora e che ci daranno i loro risultati ovviamente nei prossimi mesi e ai prossimi congressi.